Il convegno Alimentazione corretta, folati e gravidanza, un investimento per la propria salute e per i figli che verranno, svoltosi all'interno della nona edizione del Summit, ha affrontato l'importante tema della corretta alimentazione in gravidanza e ha illustrato come essa influisca sulla salute del nascituro e della futura madre, ponendo l'accento sull'importanza dell'assunzione dell'acido folico, che aiuta a prevenire malattie congenite nel bambino. Alimentarsi in maniera corretta, equilibrata e ricca, soprattutto in alimenti vegetali, ma anche animali, però alternata, diciamo, in maniera equilibrata, arricchisce quello che è il patrimonio nutritizio di una persona, quindi facilita una corretta alimentazione, non solo l'alimentazione di per sé, ma facilita anche uno stato di salute migliore per la persona che è appunto la mamma stessa, ma anche per il nascituro. In particolare noi ci riferiamo alla presenza di sostanze molto importanti, quale la vitamina B9, che sono i folati che vengono assunti con l'alimentazione e non solo. E questi contribuiscono a abbattere il rischio di spina bifida o di altre malformazioni congenite in una percentuale molto elevata. Quindi abbattere questo rischio del 70% vuol dire moltissimo, vuol dire dare quindi al proprio bambino, al nascituro, un investimento di salute. Quindi in questo senso noi stiamo puntando su prevenzione primaria, perché appunto fare prevenzione primaria vuol dire evitare che accada un fatto patologico, quindi una malformazione, quindi è sempre meglio prevenire piuttosto che curare. Quindi l'alimentazione corretta previene appunto la formazione di malattie congenite nel bambino. Sì, c'è tantissima letteratura scientifica, molte pubblicazioni su questo. Un'alimentazione corretta contribuisce, certamente da sola non basta, però sicuramente contribuisce ad abbassare questo rischio di malformazioni congenite. Le più frequenti sono la spina bifida, altre malformazioni del tubo neurale, ma altre malformazioni, quali per esempio quelle cardiache, quelle renali, degli arti, la percentuale è variabile ovviamente. Ripeto, non è sufficiente l'alimentazione corretta a prevenire questi rischi, tuttavia contribuisce. Contribuisce senz'altro anche un corretto stile di vita, quindi eliminare l'uso e l'abuso soprattutto di alcol, eliminare anche altre NOx in generale, altri fattori patogeni in senso lato. Però certamente noi stiamo puntando anche sull'alimentazione come fattore protettivo. In che modo l'assunzione di acido folico aiuta la donna in gravidanza? Va chiarito innanzitutto che l'acido folico non serve alla donna in gravidanza, ma serve prima del concepimento per avere una speranza di avere un figlio sano. Infatti l'acido folico ha un'azione sulla prevenzione del rischio di alcune malformazioni congenite e soprattutto i difetti del tubo neurale come la spina bifida, se preso almeno un mese prima, e fino ai 3 mesi successivi al concepimento. Per questo si consiglia alla donna di prenderlo anche per tutto il periodo in cui è fertile e durante il periodo comunque in cui non usa contraccettivi. Nel corso del convegno è stato presentato il progetto Occhio alla Ristorazione, che punta all'educazione nutrizionale partendo dalla diffusione di una corretta alimentazione nelle mense. Non solo alimentazione al centro del dibattito, ma anche la comunicazione, necessaria perché tutte le strategie di prevenzione ed attenzione alla salute possano essere conosciute al meglio. In che modo l'informazione rispetto all'assunzione dell'acido folico può essere efficace? Per una comunicazione efficace, bisogna innanzitutto curare, che il messaggio sia chiaro, sintetico e che rispetti veramente quelle che sono le esigenze di informazioni delle donne in età fertile. In questo momento, naturalmente sono attivi i mezzi di comunicazione tradizionali, quindi l'ente pubblico, oggi abbiamo parlato di prevenzione e anche di comunicazione istituzionale delle istituzioni e della pubblica amministrazione, l'ente pubblico comunica con i cittadini tramite i canali tradizionali, quindi uffici stampa, campagne di prevenzione, però le prospettive sono tante, quindi si potrebbe anche cogliere l'opportunità enorme che è data dai social media, per esempio i social network, Facebook, con le due
dovute precauzioni, perché offrono tante opportunità ma anche alcuni rischi. E tra questi possiamo citare gli account falsi, per esempio, cioè si può come dire, approfittare di un profilo di un'istituzione rubandone il logo e addirittura utilizzarlo per gettare discredito sull'istituzione. Quindi sì. I cittadini si sentono abbastanza vicini al Servizio Sanitario Nazionale, oppure si potrebbe migliorare il servizio? Beh, gli strumenti che sono offerti dal cosiddetto web 2.0, pensiamo ai forum, ai blog, garantiscono diciamo questa sensazione di vicinanza appunto del cittadino, e infatti oggi abbiamo visto come il canale web sia utilizzato come strumento di informazione ma anche come metodo per condividere la condizione di malattia, la condizione, l'esperienza di cura e di malattia del malato. In particolare i siti delle associazioni di pazienti rappresentano concretizzano questa esigenza tramite appunto FAQ, wiki, blog, eccetera, il cittadino è vicino all'amministrazione. L'alimentazione corretta in gravidanza e non e l'attenzione alla prevenzione partono quindi da una informazione diffusa ed efficace, perché comunicare bene è salute.